chiaroscuro, ho portato sul lungomare di Marotta un progetto di fotografie di poesia a cui siamo molto legate. È di Delia, mio, del maestro Giovanni Gastel, e è un dialogo fra le acque del Mar Adriatico e il lago di Como. L'opera che stanno facendo queste ragazze di chiaroscuro è un'opera che sta crescendo in maniera esponenziale, non solo nella quantità ma anche nella qualità. Questa è diventata una galleria d'arte sotto il cielo. E la visione dell'amministrazione comunale è una visione illuminata da questo punto di vista. La riqualificazione urbana sta diventando veramente un momento aggregativo di grande importanza. Buongiorno a tutti, sono Giulia Caminade, questa mattina siamo sul lungomare di Marotta. Siamo per inaugurare il mosaico Acque Amate, realizzato dall'associazione Chiaroscuro, Mosaichiamo la città. Acque Amate è un progetto di fotografie, di poesia di Delia Biele, Giulia Caminada e Giovanni Gastel. È stato un momento importante questo dell'inaugurazione di oggi, perché portiamo le nostre fotografie sul lungomare attraverso l'arte del mosaico. E è un momento importante di contaminazione delle arti in cui noi crediamo molto e siamo felici di essere con voi per questa inaugurazione. Buongiorno a tutti, sono Delia Biele, una delle due autrici di Acque Amate. Che, come ha detto giustamente Giulia, è un progetto di fotografia e poesia. È un progetto importante perché è nato nel momento del Covid, quindi si è concretizzato definitivamente l'anno scorso con 36 fotografie e 12 poesie e più il contributo poetico del maestro Giovanni Gastel. L'incontro con Chiaroscuro è un incontro di vecchia data, hanno accolto molto volentieri questo progetto e averlo realizzato qui sul lungomare dei mosaici per me è un motivo di grande orgoglio. È un lavoro importante fatto in un momento di difficoltà e penso che abbia un valore doppio. Acque Amate è stato in mostra sia al Palazzetto Baviera a Senigallia, quindi ospitato nelle Marche, dove diciamo è nata la parte dei dialoghi sul mare creata da me, e andrà dal 2 al 12 di luglio a Como, anzi in provincia di Como a Bellagio, in mostra. Acque Amate è anche un catalogo che è stato autoprodotto da me e da Giulia, con i contributi critici di Dacia Maraini, Giovanni Gastel e Enzo Carli, ed è anche un audiovisivo che potete trovare su YouTube e che contiene l'intera mostra virtuale, quindi tutte le foto che sono state prodotte e in sincrono tutte le poesie che le hanno accompagnate.